Ma ciao! Ci divertiremo. Coglione melone, melone coglione. Come faccio a prenderli? Dammi un po' di cobblestone, per piacere, sì. Dovrebbe essere innocuo! Sì, questa è Epi e bentornati nel secondo episodio della serie di Minecraft chiamata The Island of Junara, la serie leggendaria che finalmente è tornata sul canale. Se vi siete persi il primo episodio lo trovate ovviamente in descrizione. Mi raccomando, 30.000 like per il prossimo episodio. L'ultima volta ci eravamo giusto sistemati la nostra isoletta dopo essere scappati all'esplosione della nuvola piena di oggetti, e oggi probabilmente esploreremo le prime isole vicine. Ho già fatto dei progressi e non vedo l'ora di farveli vedere, ragazzi. Let's go. Eccoci qua, ragazzi, ho sistemato un po' la nostra isoletta. Vi faccio vedere già i primi progressi, sono nati degli alberi e questo è un gran progresso. E oltre a questo ho sistemato un po' il ponte, è nato anche il melone, mamma mia che bello, aspetta che lo raccolgo, grazie mille. E ho creato quella piattaforma laggiù che ora volevo andare a riempire con i nostri oggetti. Guardate quanto sono stato carino, ho messo un bordello di cobblestone e cobblestone wall. In realtà non servono un cavolo perché lì volo di sotto, ma era figo da vedere, quindi l'ho fatto. Qui dobbiamo metterci tutta la nostra terra, riempire il centro con dell'acqua, e dopo aver preso la zappa che non trovo più, aspettate, c'è albero mio pegoglioni, possiamo zappare la terra, e se zappiamo vedete va via anche il livello sopra il cobblestone, è più bello. Metti qua tutti i seeds che abbiamo, non ne abbiamo tantissimi, però chi si accontenta gode. Mentre, ragazzi, da quest'altro lato volevo mettere a produrre i nostri semi di zucca, fare una fila intera così, zapparla come se non ci fosse un domani, ovviamente metterci l'acqua accanto, e poi trasformare i nostri primi 6 meloni in 6 pronte nuove zucche, facendo proprio in questo modo qua. Mettigli il terreno per farle nascere e poi magari un giorno sistemiamo anche il bordo intorno per evitare di cadere nel vuoto, che ne dite? Potrebbe essere un'idea? Direi che potrebbe essere una bella idea. Potremmo farlo anche subito. Per molti potrebbero sembrare cobblestone wall buttati via, però in realtà sono comodissimi, ragazzi. Ci impediscono di morire. Tutto ciò che ci impedisce di morire, ragazzi, è una cosa bella. Guardate là che lavoretto perfetto, senza imperfezioni. E anche questo è pronto. Nel frammentre possiamo raggiungere questo blocco qua di coal che abbiamo vicino a casa. Ci garantisce un altro po' di torce, visto che le prime le ho fatte con il charcoal, o il charcoal come lo chiama Surreal Power. E ne approfittiamo anche per prendere tutto il legno della giungla, e comunque ci fa comodo per fare ponti, fare costruzioni, per fare qualsiasi cosa. Vediamo se riesco a salvare sto pezzo di legno dall'olocausto del vuoto. Sì, ce lo siamo portati a casa. Ci siamo portati a casa anche tutti i materiali. Perfetto, adesso possiamo iniziare ad esplorare il sotto della nostra isola, perché voi magari non lo sapete, però sotto di noi ci sono già un monte di materiali che potrebbero farci comodo. Per esempio il ferro. Eh sì, loro ce lo tengono nascosto, ma il ferro è proprio qua sotto. E vi ricordo che in questa serie il ferro è molto importante. Eh sì, perché dobbiamo portare i blocchi di ferro nel monumento, e noi non è che ne abbiamo proprio così tanto. Fatemi un attimo svuotare le cose inutili. Il piccone uno mi serve, uno no. Il secchio lascialo dentro, per l'amor di Dio, è importantissimo. Semmai dovrei mettere un paio di torce qua, una qua sopra, una qua sopra, una qua sopra. E no, ci nascondiamo con strane presenze, e a noi non piacciono le strane presenze. Siamo pronti agli scavi, iniziamo a scendere, dobbiamo andare tutto dritto, penso. Quando troviamo una cosa del genere che ci impedisce di andare avanti, intanto blocchiamo, sennò qui cadiamo nel vuoto, e poi giriamo per trovare altra acqua, e vai. La diga dovrebbe essere tappata, si può scendere. Nella serie sul canale di Surri mi ricordo che qui avevamo fatto la nostra base, però la base io la terrò sopra perché mi va benissimo averla sopra. Il primo blocchettino di ferro, ma ciao! Per noi sarà molto importante questo blocchettino. Aspettate, ho un'idea. Noi dovremmo scendere un attimo ad altezza qua, quindi aspetta che faccio cadere l'acqua. Sfruttiamo la caduta dell'acqua per mettere dei blocchi sotto al carbone, in modo da poterlo lavorare al meglio, e con questa piattaforma prendiamo il comando di tutta la zona. Raccogli tutto tutto il carbone che vuoi per farti le torce che illumineranno gli eroi. Basta blaterare, bene. Mi raccomando, sempre tenere premuto shift, perché è la nostra salvezza. E fino a qui ci siamo. C'è anche altra terra, questa terra va assolutamente preso perché fa comodo. Procediamo con il ferro. Primo pezzettino preso. Ce ne sono tipo un bel po' qua, e non dovremmo farcene scappare manco uno, perché poi questo ferro non solo potremmo utilizzarlo per andare appunto a completare il monumento, ma possiamo anche sfruttarlo per farci un'armatura, investire in noi stessi per poi affrontare le isole che contengono veramente un bordello di oggetti, materiali, armi, armature, di tutto e di più. Ci sono armi davvero fighissime all'interno di questa serie, quindi mi raccomando, non perdetemi mai neanche un episodio perché ci divertiremo. Ad esempio quella redstone là sotto
tutto, io posso prenderla solamente lanciandomi nel vuoto. Per farlo ho assolutamente bisogno di un altro secchio d'acqua. Aspettate che salgo, perché il secchio d'acqua mi fa comodo per appunto scendere sotto le basi e non crearmi problemi da solo. Questi blocchi dovrebbero bastare. Allora, l'altezza dove non c'è l'acqua è qui. Avere l'acqua che cade mi permette anche di salire senza avere dei bordi, perché tanto non mi servono. Faccio una semplice scala e tac, sono a casa. Quando voglio scendo, insomma, faccio veloce. È nato un altro melone, dai, dai, così. Eccoci, l'ho rotto, sono un pirla. Anzi, sono un melone, un coglione melone, melone coglione. L'altra fornace dov'era, ragazzi? Perché me ne ho già messa una per fare il carcol. Mi sembra là dietro al portale. Ok, là dietro. Cuciniamo il nostro iron ore, 4 per pezzo. Metti 3 pezzettini qui e 3 pezzettini qua. Intanto raccogliamo anche il carbone. E mentre aspettiamo che il ferro sia pronto, mettiamo un po' di torce qua nel percorso del ponte che collega alla nuova isoletta, che andremo adesso a vedere. Hello, è permesso? Porcellino, mi raccomando, non cadere. Devo stare attento a qualsiasi cosa faccio. C'è uno spawner di silverfish, così dovrebbe essere abbastanza contenuto. Ci sono tante pecore e tanti maiali, ma come faccio a prenderli? Per le pecore serve il grano, quindi il grano volendo posso farlo. Siamo nella 1.8.9, quindi posso ucciderle, però ce n'è solamente una, quindi non posso manco farle riprodurre. I maiali però sì, quindi le carote devo trovare il prima possibile. Che cazzo ci fa questo blocco nel mezzo? Questa chest qua è inutile, quindi rimuoverla. Ho bisogno di più torce nella mia isola perché non si capisce nulla. E ho bisogno di più pulizia nella mia isola. Che caspetto tutta esterba nel mezzo? Via, via, via. Appa tutto, dove non ci devono essere bui, deve essere un'isola perfetta. Procede tutto alla grande, se non per il fatto che la notte ogni volta non posso andare a giro perché ancora non mi sono fatto un letto. Ed è palloso non potersi muovere di notte, dai. Ritappiamo qua il buco che abbiamo fatto per scendere, tanto non ci servirà più, la scala adesso è completa. Appena posso devo crearmi anche una piattaforma per gli alberi, perché averli qui nel mezzo mi urta il sistema nervoso. Dammi un po' di cobblestone per piacere, sì. Fermi tutti, questo ragno da dove arriva? Ah già, è vero, sul ponte là c'è uno spawner di ragni. Allora calmi, calmissimi, dobbiamo andare a romperlo. E quella è lana, oh mio Dio, perché non l'ho vista prima? Perché non mi sono ricordato prima? Spacca qua, spacca lo spawner. So che i ragni potevano servire, ma addio belli. Il primo letto è fatto, zumpa. Però. E nella chest c'era anche dell'oro, due lingotti e pezzo di spada potente. Via. Non ci penso neanche due volte, ragazzi. Trasformare subito. Via, via, letto. Boom. Non siamo nel Nether qui, vero? Neanche nell'End, che ho fatto un fail a 6 sul reassurdo. Boom. Letto in cima alla bedrock e si dorme. Molto bene. Anche questa è fatta. Sta andando tutto alla grande. Se non per il fatto che questi due Enderman qua non mi piacciono per nulla. Potrei picchiarvi e rubarvi le Enderpearl. Le Enderpearl sono molto buone, perché con le isole se la giostri alla grande. Aspetta, intanto non cadete, per piacere. Tu sarai il primo a morire. Aspetta che ti ammazzo con calma. Botte, schianti, niente Enderpearl. E tu dove caspita stai andando? Che gli Enderman in questa serie sono malvagi. L'acqua mi ha salvato, avete visto? Mi ha salvato l'acqua o no? Ora capirete perché tengo le fontane d'acqua a giro per la mappa. Perché l'acqua è vita e Stefano è un coglione, quindi sono due cose che vanno d'accordo. Provo ad ammazzarti, quindi vedi darmi qualcosa di buono. Stavo dicendo, se l'Enderman mi ruba il blocco qua, sono fottuto e non mi dà nulla. Vabbè, vabbè, vabbè. Comunque, ricordiamoci che noi qui abbiamo anche uno spawner di silverfish, però che dovrebbe essere innocuo. Da dove caspita arrivi? Io ho messo le torce sopra lo spawner. Perché continui a produrre? Non ha molto senso questa cosa. Per sicurezza, noi infatti lo rompiamo, così siamo tranquilli. E non ci piace combattere con te, non ci piace neanche entrare da davanti con le porte, quindi noi spacchiamo da dietro. Dovrebbe essere una chest trappola, quindi mai fidarsi di queste cose. Non c'è niente dentro, vai. Wow, un blocco d'oro fatto a chiave, composto da battery butter. It's so battery. Chiedetemi a cosa serve. Abbiamo altri pezzi di ferro, due enderpearl, un accendino e altre ossa. Mamma mia, chest molto ma molto buona. E sapete anche perché, ragazzi? Guardate, mi sta faticando nella mia base. Facciamo un crafting table immediatamente. Abbiamo creato il primo blocco della nostra serie, il blocco d'oro. C'è un problema, però non ho più cibo. Aspetta, devo trasformare le ossa che mi ha appena dato e andare a pompare i meloni. Dopo però aver messo il primo blocco della serie, che probabilmente non sarà il primo in ordine, perché era quello di Redstone, ma era il secondo. Quindi boom, gold block. Artifact challenge, runner stick, are you casual? Cos'è questo aggeggino? Knockback enchantment -1, sharpness -1. Non riesco a leggere quel che cavolo c'è scritto. Probabilmente mi ha dato del noob il creatore della mappa, e ci sta. Ma ti farò vedere che ti pensi.
pentirai di averlo detto, perché noi ti faremo il culo. Io e l'altro 1.100.000 persone. Comunque, qui sembrerebbe quasi tutto pronto. Aspettate che gli do un boost. Tac, tac. E si inizia a produrre alla grande. Ho bisogno anche del grano. I progressi sono tantissimi. Si va bene, ragazzi. Si va alla grande. Qui c'è la fornace. Aspetta che la sposto, che è brutta qua dietro. Anche il ferro era pronto. E allora, cosa vuoi di più? Piccone il ferro fatto, ragazzi, ci servirà per raccogliere i lapislazzuli, smeraldi e che ne so, redstone block e soprattutto i diamanti. Io spero che questo secondo episodio della serie vi sia piaciuto. Niente fail per ora, o una sorta, diciamo. Se questo è stato, spolliciate, commentate, condividete, se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, ci vediamo al prossimo video qua da Stefano e di Asano. Ciao, è tutto.